Buonasera, Eminenza Cardinale Versaldi, Eccellenza Monsignor Ladaria, Eccellenza Monsignor Heiner Wilmer, Reverendo Padre Rettore, cari colleghi, confratelli, professori e studenti, benvenuti a questo evento di stasera e grazie per la vostra presenza. È un grande onore essere qui per questa bellissima occasione del 90° genetliaco della Sua Eccellenza Monsignore Enrici. Nel mio ufficio di decano c'è un angolo particolare dove 28 anni fa ero seduto, mi ricordo bene, e il decano di allora discuteva con me le varie possibilità su dove poter fare il mio dottorato in vista dell'insegnamento alla Gregoriana. I consigli che ho ricevuto in quel momento sono stati decisivi e importantissimi per tutta la mia vita. Sono sicuro che molti di noi presenti qui hanno storie di questo tipo, storie in cui Monsignor Enrici, con il suo parere e con il suo insegnamento, ci ha aiutati in un modo profondo e definitivo. Oggi abbiamo la gioia di averlo di nuovo con noi. Come sapete, Monsignor Enrici ha dedicato 33 anni della sua vita alla Gregoriana, durante i quali ha avuto diversi incarichi importanti. A parte l'incarico di decano, ha insegnato storia della filosofia moderna, filosofia della storicità e anche all'Istituto di Scienze Religiose che c'era a quel tempo e quell'epoca, l'introduzione alla metafisica. Ha fondato e curato il curriculum di specializzazione in questioni filosofiche della religione cristiana e anche il centro interdisciplinare sulle comunicazioni sociali. I suoi scritti comprendono una ventina di volumi e più di 300 articoli. Nel 1993 è stato nominato vescovo ausiliare di Coira e vicario generale con residenza a Zurigo, ma non ha mai abbandonato il suo lavoro filosofico e teologico, come sentiremo da lui stesso stasera. Sono contento che ha accettato il mio invito di condividere con noi non soltanto delle riflessioni di natura accademica, ma anche qualche accenno personale. Perciò cominceremo con uno sguardo rapido di alcune fotografie, momenti importanti in una vita piena non soltanto di impegno nella ricerca, ma anche di cura personale di tantissimi studenti e di servizio ministeriale nella Chiesa. Monsignor Enrici, in nome della Facoltà di Filosofia e di tutti qui presenti, con grandissimo piacere e con grandissima stima, la ringrazio di cuore per essere di nuovo con noi alla Gregoriana, l'Università delle Nazioni, che lei ha servito con tanta devozione e efficacia. Le porgo i miei più sinceri auguri di buon compleanno e le passo la parola. Prima di tutto, tante grazie alla Facoltà di Filosofia che ha invitato ancora uno stravecchio, per il vino sarebbe prezioso, per la filosofia forse meno, a dire qualche cosa. E vediamo, qui è il giovanissimo professore entusiasta. Poi il direttore di tesi un po' critico. Questo era una delle escursioni che abbiamo fatto quando ero decano, andava a Roccasecca, Assisi, Fossanova per far vedere dove viveva San Tommaso d'Aquino. Vi riconoscerete su questa fotografia più grande alcuni dei vecchi professori, forse l'altro è ancora più, padre Vetta, padre De Finos, Diliette.
ecco, Papa Giovanni Paolo II, che mi ha ancora qualcosa di dire. Questo era il giorno della mia ordinazione episcopale, 25 anni fa. La prima foto ufficiale del nuovo vescovo ausiliare. Niente di speciale con i neocatecumenali che ho curato un po' qui e poi anche in Svizzera. Da vescovo ausiliare avevo da viaggiare. Spesso mi capitava di essere 4 volte al giorno alla stazione di Zurigo. Ecco, uno degli ultimi, il compianto cardinale Lehmann, che ascolta una mia relazione. E qui offro al Papa Francesco la mia traduzione del memoriale di Pedro Fabo. E mi ha detto, quest'anno ancora lo canonizzerò. Bene, e questo adesso siamo nel tempo. Blondel. Eminenza, eccellenze, cari fratelli e sorelle, hominem unius libri timeo, avrebbe detto San Tommaso d'Aquino. Chi conosce un po' di latino sa che timeo può significare sia o ne ho paura, sia lo stimo. È vero che per il mio lavoro, i corsi e i seminari, ho dovuto leggere tanti libri, tra l'altro quasi una sessantina di tesi dei miei dottorandi. Non di meno mi considero sempre ancora homo unius libri, vale a dire dell'Action di Maurice Blondel. Quel libro l'ho letto e riletto, analizzato e rianalizzato e ancora oggi mi sta accompagnando nel pensiero. Per spiegare tale predilezione, devo proporvi qualche cenno autobiografico. Fu nell'ormai lontano estate 1947 che ho incontrato per la prima volta il pensiero blondeliano, e cioè alle Semaines Sociales de France a Parigi. A febbraio avevo manifestato ai miei genitori la mia intenzione di entrare quell'autunno nel noviziato dei gesuiti. I miei genitori, più prudenti di me, mi hanno risposto: prima di lasciare il mondo per non si sa quanti anni, devi averlo visto un po', perlomeno Parigi e Roma. Perché durante gli anni di guerra noi svizzeri eravamo rimasti confinati nelle strette frontiere del nostro paese. Invece mio padre e mia madre erano cresciuti in ambienti internazionali. Così, intorno alla Pasqua del 47, con un folto gruppo di studenti e studentesse cattoliche, feci un viaggio di 3 settimane a Firenze e a Roma, in una Roma ancora piccola città, mezzo addormentata, tanto diversa dalla Roma attuale. E poi, per l'estate, era in programma un viaggio a Parigi, insieme con la mia madre, che vi avevo scritto negli anni 20 la sua tesi di dottorato. La difficoltà però era di ottenere un visto turistico per la Francia senza dover acquisire una somma non indifferente di franchi francesi. Un padre gesuita allora ci raccomandò come soluzione di iscriversi alle Semaines Sociales che in quell'anno sarebbero ottenute proprio a Parigi. E questo era una vera fortuna. Il presidente delle Semaines,
che ci procurava i necessari vista, insieme con l'esonero del cambio obbligatorio, era Monsieur Charles Fleury, genero di Maurice Blondel. Con lui e con la sua moglie, Elisabeth Fleury Blondel, la figlia del filosofo, ci legavamo allora di amicizia. E vi furono poi le magnifiche conferenze delle semaine nel giardino dell'Institut Catholique, tutte di alta qualità, così che, malgrado una temperatura di 40 gradi all'ombra, le ascoltavamo con grande interesse. Il culmine era la mattinata del giovedì, ove parlavano l'uno dopo l'altro Padre de Lubac, Padre Chenu e Maurice Blondel. Ma piuttosto precisamente fu letta la sua relazione del suo figlio Charles. Questa relazione trattava della concezione dell'ordre sociale e mi entusiasmava. E in quell'occasione, penso, presi il virus blondeliano. Nei due anni di noviziato che seguirono, lessi tra l'altro in latino il memoriale del beato e ormai santo Pietro Fabbro, e il maestro dei novizi mi chiese di scrivere, sulla base del memoriale, un lavoretto su trovare Dio in tutte le cose. Ma Fabbro mi fece capire che non si tratta di completare, di contemplare delle cose per trovarvi una traccia di Dio, ma che il principio ignaziano dovrebbe piuttosto enunciarsi trovare devozione in tutte le azioni. Ed ecco una porta aperta verso una filosofia dell'azione. Terzo ed ultimo passo. Nel primo anno del triennio filosofico, nella facoltà dei Gesuiti a Pullach presso Monaco di Baviera, che per lo più mi pareva essere un deserto circondato da un alto muro, trovai nel corso di metafisiche del padre Giovanni Battista Lotz la tesi «Esse et operari convertuntur». Ed ecco ciò che cercavo già da tempo, un fondamento filosofico-teologico per la spiritualità ignaziana. Perciò, all'uscire di quella lezione, chiesi al professore come posso approfondire quel tema dell'operare, e lui, come risposta, mi diede l'Action di Blondel. Erano due grandi volumoni dattilografati, una di quelle trascrizioni private dell'originale allora introvabile. Proveniva, mi pare, dalla facoltà di teologia di Fourier. E fin qui l'autobiografia. Adesso inizia la filosofia e per quella ci sediamo per essere più calmi. I due volumoni erano di lettura dura e faticosa, che mi tenne quasi per un anno. Era faticosa già materialmente, perché la dattilografia non era sempre facile da decifrare e vi era rimasto ovviamente qualche errore tipografico. Ma era più dura ancora per il suo contenuto. Se alcune pagine parevano abbastanza ovvie, altre richiedevano una rilettura ripetuta, non ultimo a causa dei lunghi periodi francesi cosparsi di assonanze e paradossi. Difficile dunque di primo abordo cogliere il senso dell'insieme. Ma finalmente pensavo di essere arrivato almeno ad un punto che in un seminario dello stesso padre Lotz potevo presentare l'idea e lo sviluppo dell'opera commentando passo per passo la sua conclusione. Poi, nuovo colpo di scena. Un confratello brasiliano, più fortunato di noi poveri europei, aveva acquisito un esemplare della ristampa dell'opera uscita proprio nel 49, immediatamente dopo la morte di Blondel.
mi prestava il suo esemplare e con grande stupore mi scoprì un capitolo intero, il capitolo finale, che mancava nel testo dattilografato, trascrizione, come seppi più tardi, del testo della tesi presentata alla Sorbona. A quel testo Blondel, per l'edizione pubblica, aveva aggiunto un ulteriore capitolo, una nuova conclusione. E presto mi sono accorto che quel capitolo aggiunto è forse il filosoficamente più importante e interessante di tutta l'opera, ma anche quello più irto di difficoltà. I suoi termini chiavi, però, mi erano già familiari: fenomen, determinisme, vinculum, e così decisi, per chiarirmi le idee, di presentare come tesina di licenza un commentario testuale, quasi interlineare, di quel capitolo, ciò che il padre Lotz gentilmente accettò. E qui per un momento devo tornare all'autobiografico. Per il cosiddetto interstizio, i 3 anni di lavoro apostolico tra la licenza in filosofia e lo studio della teologia, fui mandato a Roma come ripetitore di filosofia al Collegio Germanico-Ungarico. E il mio padre provinciale, con il suo senso pratico, mi disse: già che sei a Roma, farai un dottorato in filosofia. A che pro? Chiesi. Si vedrà, ma un titolo di dottore sarà sempre utile. Ora, in quello stesso anno, anche padre Lotz fu chiamato alla Gregoriana per darvi un semestre ogni anno, un corso nel nuovamente organizzato biennio per il dottorato e anche per dirigere qualche tesi. Era dunque ovvio che continuassi a lavorare con padre Lotz e su Blondel. Lo comunicai a Hans-Urs von Balthasar, che da lontana sorvegliava un po' i miei studi, ed egli immediatamente mi rispose: devi comparare l'action di Blondel con la fenomenologia dello spirito di Hegel. Della fenomenologia avevo una idea piuttosto vaga, perché con padre Lotz avevamo fatto un seminario sulla sua famosa forrede, ma niente più. Arrivato dunque a Roma per il capodanno del 53, oltre alle lezioni per il dottorato che dovevo seguire, oltre le 5 ripetizioni settimanali per gli studenti del germanico, che mi obbligavano a studiare anche i corsi di quei studenti, seguivano, mi misi man mano a leggere la fenomenologia dello spirito, un volumone non molto più svelto né molto più accessibile che l'azione. A questo punto però, alcune letture di letteratura su Hegel, la Jugendgeschichte Hegels di Hering, la Vorgeschichte der evangelischen Theologie im 19. Jahrhundert di Karl Barth e soprattutto le teologische Jugendschriften di Hegel stesso, pubblicate allora del Knoll, mi misero sulla buona strada. Compresi che anche il pensiero di Hegel, come quello di Blondel, sembra essere segretamente condizionato dalla fede cristiana. E qui è nata la domanda direttiva per la mia tesi. Come mai e perché l'una di queste due opere sbocca su una filosofia aperta alla fede cristiana, mentre l'altra sembra voler trasformare la fede in un sistema dialettico-filosofico? E ciò in due opere che per la loro struttura e il loro sviluppo si rassomigliano come due sorelle. Posta questa domanda, l'impostazione della tesi si chiariva. Un fine diverso dei due discorsi essendo prevedibile, mentre i loro punti di partenza e le tappe del discorso sembravano essere almeno paragonabili, la differenza era dunque da ricercare, con ogni probabilità, in un diverso modo di procedere,
Questo ha dato il sottotitolo della mia tesi, Eine Untersuchung über Form und Sinn der Dialektik. Un decennio più tardi avrei scritto über Struktur und Abzweckung. Infatti, e questa era la tesi della tesi, la dialettica della fenomenologia dello spirito è per così dire bidimensionale. Procede da un'affermazione alla negazione di questa affermazione che l'affermazione include e da lì ritorna per la negazione della negazione ad una più esplicita comprensione di ciò che aveva affermato, fino a giungere al sapere assoluto. Questo, la noesis noesios aristotelica, comprendendo se stesso si autonega e, nei termini hegeliani, si sacrifica. Vale a dire, ammette che esista la pura fattualità, il puramente contingente, tanto nella natura che nella storia. Tutto ciò, però, non è altro che un discorso che la mente fa in se stessa e con se stessa. Tutto rimane dunque nell'immanenza della coscienza. Non così Blondel, torniamo a Blondel. Per lui, sin dall'inizio, mi trovo confrontato con un fatto che trascende questa mia coscienza. Un fatto che, volendo o nolendo, sto per forza agendo, senza poter né perfettamente comprendere quel fatto né disfarmene. Per conseguenza, la dialettica blondeliana sarà una dialettica per così dire tridimensionale. Oltre il sic et non, con cui ad ogni tappa cercherò di comprendere il mio agire, ci starà sempre il fatto irresolubile e irremovibile di fatto che di fatto e necessariamente agisco e voglio. Nel modo più evidente, questa struttura si percepisse nella prima tappa della terza parte dell'azione. Quando Blondel discorre sul paradosso di Zenone e sul irriducibile dualismo delle scienze moderne tra metodo teoretico-matematico, che procede a priori e lavoro con un continuo, e il metodo empirico a posteriori che lavora con fatti discontinui. Quei due rami del metodo scientifico rimangono teoricamente inconciliabili. Oggi si rimanderebbe al dualismo di Heisenberg. E non di meno, di fatto, Achille precederà la tartaruga e lo scientifico riesce con buon successo a combinare due metodi irreconciliabili nella sua attività. Vale a dire che tanto per Zenone che per il scientifico un fatto risolve, o meglio ha sempre già risolto nella prassi, un problema che la teoria non riesce a risolvere. Blondel ne conclude giustamente che bisogna dunque esaminare il fatto della prassi umana, l'azione come tale. E lo fa esaminandolo passo per passo in tutte le sue dimensioni, psichico corporale, volontaria, sociale, etico-morale, di religiosità naturale. A tutti questi livelli però l'attività non si rivela mai autosufficiente, anzi, pretendendo all'autosufficienza, si implica in contraddizioni. Blondel ne conclude che in ogni attività umana si trova incluso di fatto un umanamente inaccessibile e pur necessario di più, un unico necessario. E poiché ogni progresso nella dialettica risultando da un dato di fatto non si fece per pura speculazione,
ma richiedeva sempre una decisione volontaria, così di fronte a quest'unico necessario si impone una opzione. La decisione, se l'uomo, rinunciando alla sua piena autonomia e autosufficienza, sarà disposto ad accettare che la sua perfezione di agente risulti da un dono, qualcosa di umanamente inaccessibile, ossia supernaturale. In questo modo, la dialettica di Blondel, appoggiata sui fatti, si apre finalmente ad una eventuale accettazione del fatto della rivelazione cristiana, ma senza però poter dedurre speculativamente i suoi eventuali contenuti. Questo in breve i risultati della mia tesi Hegel e Blondel, peraltro l'unico vero libro che ho scritto. Gli altri sono o raccolte di articoli o dispense per gli studenti. Eppure quel libro oggi non si dovrebbe più leggere, perché è stato superato e parzialmente anche corretto quasi in ogni suo dettaglio dall'abbondante letteratura hegeliana e blondeliana dei seguenti decenni. Ma anche il suo discorso di fondo rimane quello di un principiante, che soltanto malamente manipolava gli strumenti concettuali e argomentativi. Non di meno i risultati della tesi aprivano a me tre linee di ulteriori ricerche. Primo, forse il più importante di tutto fu una breve relazione sulla dimensione metafisica del fatto, che scrissi per la sezione metafisica del Congresso Internazionale di Filosofia a Vienna del 68, 50 anni fa. Quel testo fu poi pubblicato non solo negli atti del Congresso, ma anche in un volume Metaphysique della Wissenschaftliche Buchgesellschaft. E così è diventato probabilmente il mio testo più diffuso, perché però non ho mai avuto un eco rispetto ai suggerimenti ivi proposti. Proposi allora in modo forse troppo crudo e diretto una trascendenza intramondana di ogni fatto, d'una parte grazie alla sua integralità, alla sua Ganzheit, che ricorda il hegeliano il vero e l'intero, perché un fatto non può accadere soltanto parzialmente, mentre una proposizione può essere, spesso è, soltanto parzialmente vera. E questo accadere suppone sempre l'integralità delle sue cause e concause. Perciò ogni fatto reale rimanda implicitamente alla totalità delle cause nell'universo. Per dirlo con un fisico tedesco, quando un bambino butta il suo pupattoio dal suo lettino, il Sirius si muove. Wenn ein Kind seine Schnuller aus der Wiege wirft, wackelt der Sirius. Leibniz ha tematizzato questa universalità di ogni fatto nella sua monadologia, asserendo che ogni monade, dal suo punto di vista, rispecchia l'universo. D'altra parte, e anche questo pensiero lo debbo a Blondel, ogni singolo fatto implica una necessità che nessun pensiero ha. Perché dal momento che è stato fatto, anche se da me stesso, non può più in nessun modo essere disfatto. Perciò il principio di non contraddizione si applica in prima istanza e forse soltanto ai fatti. Già San Bernardo lo formulava così: quod factum est, in factum fieri nequit. Non di meno, e questo costituisce la peculiarità del fatto, questa necessità è la necessità di un essere contingente,
una necessità che risulta in nessun modo dalla natura del fatto. Non solo avrebbe potuto non essere il caso, ma spesso sarebbe persino stato più probabile che non si realizzi. A queste tre constatazioni sulla trascendenza vera, ma contingente dei fatti, aggiungevo due altre considerazioni. Che nessun pensiero può raggiungere la singolarità di un fatto, perché il pensiero, come la lingua, coglie sempre e soltanto degli universali. E da qui parte proprio la fenomenologia hegeliana. Una dottrina sui fatti, nella loro specifica singolarità, potrebbe cogliersi piuttosto in una filosofia della volontà, della prassi, ossia dell'azione, e dell'amore, che questi tre si indirizzano sempre ad un singolo esistente. Nelle mie lezioni sulla storia della filosofia moderna, questa constatazione mi ha aiutato a valutare più positivamente lo scottismo e il nominalismo che, con la loro attenzione al singolo, furono probabilmente persino più cristiani che la patristica e l'aristotelismo medievale. Un'altra considerazione appena accennata nell'articolo citato era l'importanza della storia, costituita tutta di fatti che si condizionano a vicenda. Onde l'ipotesi che tra questi fatti si poteva forse trovarne uno che condizionava e condizionerà tutti gli altri. Per noi cristiani tale è il fatto di Gesù Cristo e la sua storia. Prima di riflettere su quest'ultimo aspetto, il cosiddetto pancristismo blondeliano, tanto caro a padre Tillyet, devo rilevare un'altra conclusione della mia tesi che ha condizionato il mio insegnamento. Mi sono abituato a considerare le dottrine filosofiche, soprattutto quelle che si dicono moderne, nel loro rapporto alla fede e alla teologia cristiana. Infatti, la filosofia moderna, a mio umile avviso, è molto più condizionata dal cristianesimo che non lo furono le filosofie precedenti. È stata questa convinzione che mi fece scegliere all'inizio del mio professorato non la cattedra di teologia naturale, ma quella di storia della filosofia moderna. Questa scelta e questa prospettiva me lo hanno poi confermato nel mio anno sabbatico a Parigi nel 66-67 due eminenti maestri, Henri Guyer per il giovane Descartes e Yvon Bellaval per Leibniz. Quest'ultimo, nelle sue conferenze per l'aggregazione in filosofia, non cessava di indicare i rapporti teologici che hanno condizionato il pensiero leibniziano. In quello stesso anno sabbatico e nella stessa prospettiva preparavo anche una lunga cronaca su Hegel e la teologia, in cui recensivo più di 20 pubblicazioni. La quintessenza di quelle creazioni fu, guarda caso, che Hegel aveva quasi trascurato, anzi cercato di superarla dialetticamente, l'importanza fondamentale del fatto storico di Gesù Cristo e del suo mistero pasquale. Basta pensare al suo Venerdì Santo speculativo. Un frutto di questi miei interessi di matrice blondeliana era l'istituzione da decano, come fu detto, di una licenza specializzata in problemi filosofici della fede cristiana. Doveva essere, accanto alla filosofia marxista, una delle specialità specifiche della gregoriana,
per cui potevamo presentare anche un noto specialista, il padre Xavier Tillette. Queste due specialità purtroppo non hanno avuto una lunga vita. Più influente, anche se forse non più longevo, fu un'altra iniziativa mia, che risultava dagli stessi interessi. Il corso obbligatorio di licenza, la storicità dell'essere umano. Lo proposi ogni due anni, non so quante volte, ma sempre con un buon numero di studenti anche della facoltà di teologia. Quel corso, ovviamente, trattava anche di fatti storici, vale a dire delle res geste e non direttamente dalla historia rerum gestarum. Ma questi fatti, in quanto storici, si inserivano nel tempo, tra un futuro e un passato. E questa era la novità del corso. Proposi all'inizio una breve filosofia del tempo, da Aristotele e Sant'Agostino, passando per Kant e Bergson fino a Heidegger. E li ancora presi da Blondel, e più precisamente dei suoi studi logici, l'accorgimento fondamentale, vale a dire la differenza modale tra futuro e passato. Il futuro, di fatto, si presenta sempre a noi come una serie di possibilità diverse, contrarie tra di loro, ma mai contraddittorie. Mentre nel passato una sola di queste possibilità è diventata reale, è diventata un fatto che in modo contraddittorio esclude tutte le altre possibilità che poco fa erano ancora ugualmente possibili. Questa osservazione, sottolineata da Blondel, rispondeva peraltro a una mia antica curiosità. Se avessi continuato i miei studi di filologia classica, avrei voluto indagare sul rapporto, che mi sembra strano, tra certe forme temporali e il loro significato modale. Nel corso di storicità, però, un altro aspetto diventava predominante. Se il rapporto tra futuro e passato è quello descritto, ciò significa che nel passaggio tra futuro e al passato, ossia nel presente, volendo o non volendo, cosciamente o in modo inconscio, si opera sempre e inevitabilmente una scelta tra queste molteplici possibilità future. Ho chiamato tale specificità dell'essere temporale la sua decisionalità, che sarebbe quasi un'opzione blondeliana in spiccioli. Questa decisionalità conferma, se non direttamente la libertà umana, almeno la contingenza di ogni fatto storico. Ogni fatto storico, postando come posato, passato sotto la necessità del principio di non contraddizione, avrebbe però in ogni singolo caso potuto non essere o essere diverso. La sua necessità è dunque sempre una necessità contingente. La storia però non consta soltanto da singoli fatti, ma da fatti tra loro connessi e irrimediabilmente influenti gli uni sugli altri. Anche in questo, le considerazioni di Blondel sulla coazione, sulla collaborazione e sull'azione sociale mi erano di aiuto. E questo tema parziale l'ho poi dovuto approfondire quando il padre Martini, nel suo breve rettorato, mi incaricò di fondare una cattedra di comunicazione,
incarico che mi fu confermato dal suo successore, padre Navarrete. Da esso risultò infine, come fu detto, il centro interdisciplinare sulla comunicazione sociale, anche questo ormai sparito, o meglio integrato, nella facoltà di scienze sociali. Per dare inizio a questo mio nuovo compito, cominciai a proporre un corso sulla filosofia della comunicazione. In esso si trattava prima di tutto di prendere atto di una grande tradizione filosofica che negava ogni possibilità di comunicazione diretta tra esseri finiti, Platone, Sant'Agostino, Leibniz, Kierkegaard, ammettendo soltanto la loro comunicazione con Dio. In risposta a tale tradizione, occorreva dimostrare la possibilità di una comunicazione almeno più o meno diretta e il modo o i modi in cui può avvenire. Qui di nuovo Blondel mi era d'aiuto, analizzando il suo passaggio dalla coazione, cioè l'inevitabile influsso e il condizionamento vicendevole degli agenti, alla collaborazione, una esplicita richiesta di un aiuto altrui per mezzo di segni. I segni per i quali si interessava allora soprattutto il professor Sante Babolin sono espressioni sensibili che risultano dalla inevitabile incarnazione, ossia corporeità, di ogni intenzione che passa all'azione. Nell'azione sociale, poi, si è stabilita una codificazione comune e tradizionale dei segni nei vari linguaggi. Ciò vuol dire che ogni vera comunicazione accade sempre in un ambiente di almeno minima comunione che preesiste a quelli che comunicano e che ogni atto di comunicazione tende a rafforzare. Tale comunione risulta da un passato più o meno comune, vale a dire da una certa storia comune tra quelli che comunicano, almeno dalla storia di essere ambedue esseri umani. Così la filosofia della comunicazione ci riconduce alla filosofia dell'essere storico. Nei miei rispettivi corsi era inevitabile che mi confrontassi almeno alla fine con quello che normalmente si chiede in primo luogo da una filosofia della storia. La domanda se la storia umana nel suo insieme abbia un senso e quale sia semmai tale senso. Poi, se e come noi possiamo conoscerlo. Potrebbe trattarsi ovviamente di un senso nella sua accezione minima come senso unico, ossia di una certa direzione più o meno fissa che avrebbero preso o andrebbero a prendere gli eventi storici in una determinata epoca. La risposta più ovvia a questi interrogativi sarebbe quella di Karl Löwit, che nel suo libro Weltgeschichte und Heilsgeschehen ha cercato di dimostrare che tutte le proposizioni di un senso della storia furono, apertamente o velatamente, di origine teologica. Questa risposta, fondamentalmente giusta, mi pareva però un po' troppo rapida. Perciò ho tentato un approccio un po' diverso. In primo luogo, ho notato che tale senso non si poteva ricavare né dall'inizio della storia né dal suo fine, perché l'inizio per noi rimane irrimediabilmente irrecuperabile
e il fine non ancora esistente ci è ancora più ignoto. Da lì segue che un eventuale senso della storia si dovrebbe esumere semmai da un evento o da eventi nel bel mezzo della storia. Peraltro, anche per la nostra storia personale, ci troviamo sempre nel bel mezzo, non potendo recuperare né l'inizio né la fine della nostra vita. Eppure siamo coscienti che nel mezzo del cammin di nostra vita ci sono stati eventi che hanno determinato il senso. Questo peraltro era anche il punto di vista Blondel. Per di più ho notato che anche che tanto la nostra vita quanto la storia dell'umanità viene sempre percepita soltanto con sguardo retrospettivo sul passato, su che è il passato che rimane invariabilmente fisso. Una historia rerum gestarum, una serie narrabile di fatti o eventi, non può essere altro che un racconto su un passato. Ma poiché da quel passato è risultato l'attuale presente, in tale retrospettiva, l'ut consecutivo tra un fatto e un altro appare facilmente come un ut finale. Pertanto, anche la historia rerum gestarum prende facilmente un aspetto finalistico e dunque significativa. Ora, poiché abbiamo detto che tale significanza, semmai, potrebbe essere costituito soltanto da un evento o da una serie di eventi nel bel mezzo della storia, si andrà per conseguenza a cercare se tali eventi particolarmente importanti esistono, che avranno, pare, condizionato un'importante serie di altri eventi. Così, un senso, almeno di certe epoche storiche, può costituirsi davanti allo sguardo retrospettivo dello storico. Ora, ricordandomi del Venerdì Santo speculativo e del pancrestismo blondeliano, mi chiesi se, filosoficamente, si potrebbe proporre l'ipotesi che il fatto di Gesù Cristo e della sua storia furono eventi nel bel mezzo della storia che hanno condizionato e condizioneranno ancora il senso di tutti gli altri eventi e sviluppi storici. In altre parole, se anche da filosofi e da storici profani si poteva e forse persino si doveva leggere la storia come storia ante et post Christum natum. A considerare la sola storia della filosofia come si è sviluppata di fatto, io opterei per un sì. A questo punto devo lasciare la filosofia per tornare ancora una volta all'autobiografico. Nel mio anno sabbatico a Parigi, 66-67, mi rendevo spesso a casa Flory, che Malakassis, per consultare alcuni inediti blondeliani ivi conservati. Madame Elisabeth Flory, la figlia di Blondel, me li presentava volentieri e li spiegava con grande disponibilità e interesse. A parte alcune lettere, questi inediti erano essenzialmente due. Primo, da una parte vi era un insieme di circa 3.000 pezzi di carta di diversa grandezza e colore, accuratamente incollati in vari quaderni. Erano note preparatorie alla redazione dell'Action, ma che aspettavano di essere ordinate per essere poi pubblicate come Madame Flory lo desiderava, perché Blondel stesso aveva indicato che tra quelle note
si trova del materiale interessante che non era ancora nelle sue pubblicazioni. Perciò Madame Fleury mi chiese se potevo e volevo incaricarmi dell'ordinazione e pubblicazione di quelle note. Avendo constatato che in una loro classificazione più o meno cronologica sarebbe relativamente facile, accettai quell'incarico, non avendo ancora nessuna idea che mi avrebbero occupato per molti anni, sempre nelle vacanze estive. E ancora meno sospettavo che un'edizione definitiva elettronica della parte veramente interessante di quelle note filosofiche sarebbe preparata soltanto adesso. La parte più facile del lavoro era la classificazione del materiale, grazie alle diverse qualità di carte usate da Blondel, che poi ha datato questa carta, e a certe indicazioni numerici che aveva introdotto. In una sola estate potevo distinguere tre classi di note, di cui una sola, circa 1000 pezzi, valeva la pena di essere pubblicata, poiché conteneva molto materiale inedito, mentre le altre quasi 2000 erano soltanto sussidi per la redazione della tesi. Ma poi cominciava il vero lavoro. Effettivamente, quasi tutte quelle 1000 note da pubblicarsi, Blondel le aveva prese in occasione di qualche lettura, ma per lo più senza indicare la sua fonte. Perciò doveva, per quasi ogni nota, trovare l'ago nel fienile. Grazie all'eccellente biblioteca dei Gesuiti a Chantilly, potevo portare quella ricerca a buon termine in una lunga serie di sessioni estive. Il risultato ne valeva la pena. Rivelò che l'Action, quel libro di 500 pagine quasi senza nota, era il risultato di un'approfondita conoscenza della psicofisica, della sociologia, dell'etica e di un largo strato della filosofia dell'ultimo 800 francese e vi rispondeva puntualmente. Nessun dubbio dunque che quel migliaio di note filosofiche era da pubblicarsi, indicando però sempre la loro fonte o occasione. D'altra parte, trovare una casa di edizione per quel materiale, interessante soltanto per un ristretto cerchio di ricercatori, sarebbe stato tanto difficoltoso quanto costoso. Ma fortunatamente il professor Albert Raffelt, allora prefetto della Biblioteca Universitaria di Friburgo in Brisgovia, si offre di curarne un'edizione elettronica che già da parecchi anni si può consultare e che proprio adesso sta per essere messa in forma definitiva. Quanto frutto si può ricavare da quelle note filosofiche dimostra, tra l'altro, il bel volume della professora Anna Vittoria Fabriziani, per una logica della sensazione, il giovane Blondel tra psicofisiologia e filosofia. Devo però confessare che il lavoro con quelle note, lavoro di filologia più che di filosofia, di monaco più che di gesuita, non mi ha dato molto per il mio personale pensiero filosofico. Diversa è la storia dell'altro documento, almeno parzialmente inedito, che Madame Fleury mi permise di consultare. Si tratta dei primi carnets intimes del giovane Blondel, vale a dire del suo diario filosofico spirituale. Una gran parte di quel testo era già stato pubblicato nel 1961 per il centenario della nascita di Blondel. Quella pubblicazione rivelò che
che i Carnet erano una delle fonti, se non la fonte principale dell'Action. Però Charles Blondel, il figlio, aveva cancellato del loro testo almeno la terza parte, cioè tutto che trovava poco interessante o troppo intimo per essere pubblicato. Per conseguenza, mancano nel testo pubblicato tanti riferimenti ai condiscepoli ed amici di Blondel e alle sue letture, ma soprattutto quasi tutti i suoi dialoghi con Gesù eucaristico. Ora, Madame Fleury, fedele custode del pensiero del suo padre, pensava, diversamente di suo fratello, che il testo integrale dei Carnet doveva essere pubblicato. Pertanto mi pregò di occuparmi anche di quella pubblicazione e, se non potevo farlo io stesso, di trovare un sacerdote che se ne occupasse, perché disse: quel testo deve essere pubblicato da un sacerdote. Io per molti anni non ero in grado di rispondere a quel desiderio perché ero occupato con le note. Ma anni più tardi trovai Anton van Hoff ad occuparsene. Lui però, non so per quale ragione, se ne scoraggiò e decise di preparare piuttosto una nuova traduzione tedesca dell'Action che, sotto il patrocinio del compianto cardinale Lehmann, è stata pubblicata e festeggiata pochi mesi fa. A me, invece, van Hoff trasmise le fotocopie dei quattro primi Carnet ed io, negli ultimi 2 o 3 anni, mi sono occupato a trascrivere quel testo, a prepararne la pubblicazione. Sarà una doppia pubblicazione. Una a stampa, per un largo pubblico, ove saranno omessi alcuni pochi passaggi per lo più bibliografici che non farebbero che annoiare quel pubblico, mentre un'altra edizione completa, critica ed elettronica conterrebbe il testo integrale con in più anche quell'altro migliaio di note che servivano a Blondel per inserire i testi dei Carnet nell'Action. L'edizione pubblica è quasi pronta e potrebbe essere pubblicato, Dio e la famiglia volenti, l'anno prossimo per il 70° anniversario della morte di Blondel. A differenza del lavoro sulle note, il lavoro con i Carnet è stato per me un vero arricchimento. Da prima e ovviamente direi sul piano spirituale. Trascrivendo un testo per parti così intimo, di dialogo con Dio, in particolare con Gesù e eucaristica, vi si partecipa quasi automaticamente, così che quel lavoro lascia delle tracce anche nell'anima di chi trascrive. Ma l'arricchimento fu anche filosofico, perché i testi dei Carnet manifestano l'idea de derrière la tête, per dirlo con Pascal, che ha guidato Blondel non solo nella redazione dell'Action, ma in tutto il suo lavoro filosofico. Sono 3, a mio parere, quelle idee. L'Action termina, pagina 492, con l'affermazione «se». L'unica affermazione ontologica realistica di tutto il libro, perché tutto ciò che precede le intenzioni di Blondel non fa che descrivere fenomeni. Ora, nei Carnet, quel sé assoluto appare più volte e molto prima della redazione dell'Action. Nella maggior parte dei casi afferma la realtà della trasostazione, qualche rara volta anche il tutto del dogma e della morale cristiana. Perciò mi chiedo, si può concludere che l'affermazione dell'essere reale del nostro mondo fenomenico dipende per Blondel non soltanto da tutto ciò che la fede cristiana ci insegna,
ma in particolare dalla realtà della transuzione eucaristica. In questa direzione puntava già nel 1993 la bella tesi di Mario Antonelli, l'Eucaristia nell'Action di Maurice Blondel, la chiave di volta di un'apologetica filosofica. Leggendo l'Action, a partire del suo capitolo finale, quello aggiunto, che effettivamente è stato il primo in intenzione, e a partire della sua conclusione, si arriverebbe ad un simile risultato. La realtà per Blondel non esiste, ed io direi non potrebbe esistere, senza quel sovrappiù divino che conosciamo soltanto dalla rivelazione divina e che all'epoca di Blondel si chiamava il soprannaturale. Questo, di fatto, sarà il punto di vista della cosiddetta Nouvelle Théologie e del Concilio Vaticano II, come la esprime la Costituzione Pastorale Gaudium et Spes. Ora, filosoficamente, tale prospettiva imporrebbe, come lo vediamo da Blondel, di considerare ogni analisi puramente naturale delle cose soltanto fenomenologica, poiché vi manca la vera realtà soprannaturale. Così il fenomenismo dell'azione, che spesso si è rimproverato a Blondel, si troverebbe giustificato teologicamente. I carni rivelano, o meglio confermano per di più, la concezione specificamente blondeliana della vita soprannaturale. Egli vi vede meno una elevazione ontologica della nostra vita alla vita divina, che non ignora, come lo prova la lunga nota a pagina 407, ma mi vede soprattutto la conformità, e oserei dire la coincidenza, della nostra volontà con la volontà divina. La tradizionale cooperazione di Dio con l'operare umano si fa per Blondel, come peraltro per Sant'Ignazio, essenzialmente nel volere. La sua filosofia dell'azione è in fondo e necessariamente una filosofia del volere, perché l'agire non tanto sequitur esse, che sarebbe ancora naturalistico, ma sequitur velle, per cui soltanto diventa atto umano. Ne segue che nel centro di una filosofia del voler agire non può non stare una opzione e che tale filosofia deve trovare la prefazione umana ultima nella conformità del nostro volere con la volontà di Dio. Questo ci porta al centro non solo della filosofia, ma anche della vita di Blondel, di cui i carni danno una chiara testimonianza. La sua ricerca era sempre di sapere ciò che Dio vuole di lui e di volerlo anche lui. Questa ricerca fu messa a durissima prova dopo la difesa della sua tesi, quando l'università, per più di 2 anni, gli negò ogni posto di insegnamento, mentre allo stesso tempo i suoi consultori spirituali gli attestavano che non era chiamato al sacerdozio, ma alla vita accademica. Fu questa la sua notte oscura, di cui si trovano nei carnet commoventi testimonianze. Queste testimonianze, anche se riguardano soltanto qualche anno del giovane Blondel, avranno senza dubbio un loro peso nel processo di beatificazione che l'arcivescovo di Aix-et-Arles intende aprire. Ecco alcuni spunti che potrebbero spiegare perché, pur rimanendo homo unius libri, non penso di aver avuto una vita né filosoficamente né umanamente troppo raggrinzata. Vi ringrazio della vostra paziente attenzione.
attenzione.